Questa? Sto male. È la mia prima casa. Qua io ci mettevo la mia sedia, che poi mi serviva da tavola. La appendevo qua in questi chiodi. Anzi, no, no, aspetta, era di là che la appendevo la sedia. Qua ci mettevo io il tegame. Guarda ancora dove sono i miei chiodi. Qua ancora c'è il mio chiodo dove mettevo la tenda. Sono troppo emozionata io. Troppo. Mi viene da piangere perché dico, ma io ho vissuto qui, ho sofferto qui, ho avuto due figli qui. Però, diciamo, provo la sensazione, non so come spiegarmi. Nello stesso tempo provo gioia a rivedere le cose mie passate, però mi emoziono perché dico, ma com'ero così mistero, così... Troppo, troppo. Altro che terzo mondo, ancora peggio. Nel 1961 avevo 23 anni. Ero sposata da 6 anni. Avevo 3 figli e stavo per averne un altro. Tutto ciò che potevamo permetterci di mangiare era la pasta rafferma che gli altri buttavano via. Mio marito Luigi, certo, mangiava sempre per primo. Bella, non è al bagno, stai a mangiare. No, ma non ci mettere casa. Non ero mai sicura dove avremmo trovato il nostro prossimo pasto. Così quando avevamo da mangiare cercavo di sfamare i bambini e se poi ne rimaneva era per me. Ma Luigi non lavorava, non so come, ma aveva sempre dei soldi per andare a bere con gli amici. Ora veniamo a casa con porcetto, vai da te. Mio fratello Gildo abitava alla porta accanto alla mia. Anche lui, come mio marito, non lavorava. Sua moglie aveva una pensione mensile perché era mezza cieca. Chi ha fatto la scuola? E sua suocera, che aveva 71 anni, lavorava come donna delle pulizie dalle 8 alle 4 ogni giorno. Gildo se la passava meglio di me. A volte nella sua famiglia si mangiava carne, ma mai che la dividesse con me. È un po' vestioso, diciamo. Che sogno? Troppo mangi. Ma mangiaccio, lo so. Sta me soppè. Faccia nuovo vino. Faccia nuovo, facciamo un po' nuovo. Faccia calare. Faccia un giusto, però. Mia madre si chiamava Adriana, è morta 6 anni fa, buona anima. Viveva con il mio patrigno Salvatore e con la mia sorella Beatrice. A volte mio patrigno andava alla discarica a raccogliere stracci. Nel quartiere non c'era lavoro. Quelli che lavoravano facevano mestieri che nessuno avrebbe mai accettato di fare. Mio patrigno portava gli stracci a capo e le vendeva per poche lire. Quelli erano tempi duri in Sicilia, eravamo proprio disperati. Accento di riscatto! Accento di riscatto!
accomodatevi. A prezzo buono. A prezzo di notte, signore. Approfittate a metà prezzo della standa. Accomodatevi, mettete il cielo avanti, signore. Guardate la qualità, signore. Cortile Cascino era l'unico posto a Palermo in cui era permesso dividere gli stracci fuori dalla porta. In altri posti era necessario farlo all'interno delle case per non far spargere il germe. Per fare questo lavoro assumevano dei bambini perché prendevano solo poche lire. E siccome lavoravano, non andavano a scuola. Mia madre era una vera signora. Stava abbastanza bene, ma dopo la guerra e la morte di mio padre passò dalle stelle alle stalle ed andò ad abitare a Cortile Cascino. Sperava sempre che Beatrice sposasse qualcuno fuori del quartiere per avere un destino migliore. Non voleva che Beatrice finisse come me. Per me la vita era solo lavoro e badare ai miei figli. E naturalmente poi c'era Luigi, mio marito. La relazione con me, Luigi, com'è che andava? Sempre male, sempre, sempre, sempre male. Solamente prenderlo sempre con le buone maniere per non farmi picchiare. Ma niente, mi sentivo male, come si può sentire una persona che è trattata senza affetto, senza poter mai dialogare, senza avere, non so, un colloquio col marito a parlare. Ma se è successo questo, se ho fatto quell'altro? Mai. Ci vedevamo la sera, ubriaco, le parolacce, le solite botte, poi a letto. Luigi oggi vive nell'unica casa che è rimasta di Cortile Cascino. L'ho lasciato 7 anni fa, grazie a Dio. Luigi una volta era tanto bello che tutti mi dicevano che somigliava a Elvis Presley. Non so cosa fa ora, ma l'ultima volta che l'ho sentito era in libertà vigilata. È messo 18 mesi. Alle 7 e gli raffirmerà questo. Metto una casa in campagna, no? E arrabbiamo. Arrabbiamo, noi mettiamo 4 viaggi, viaggi, no? Ho nata la persona piccola, bianca e nera. Cosa perché calo? Perché era mia acqua. L'avrei lasciato subito se avessi potuto, ma non potevo, perché primo perché pensavo ai miei figli e poi perché avevo paura, perché mi minacciava che se l'avessi lasciato mi avrebbe ammazzato. Allora io avevo paura e non lo lasciavo, subivo sempre. Se qualche volta decidevo di lasciarlo, anzi una volta mi sono rischiata a dirglielo e mi ha detto che se mi lasci ti cerco in capo al mondo, ti stacco la testa, la porto in questura, ma tu non vivi più. Mia madre una volta mi disse: Angela, non lasciare che un uomo ti tocchi neanche con un dito, altrimenti sei finita, quell'uomo dovrà essere tuo marito. Ecco perché ho sposato Luigi. Un giorno Luigi venne a casa mia e mi diede un bacio sulla guancia. Quella è stata la mia fine. Ricordo quando la mia amica Santina si sposò. Come molte donne nel quartiere aveva vissuto con un uomo per alcuni mesi prima del matrimonio.
proprio come avevo fatto io prima di sposare Luigi. Era incinta. Una bella partita adesso per l'età. Ma cercammo di prendere in giro il prete, andando in chiesa col velo abbassato come le vergine. A nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, possessia.